Direttore, poche parole ma chiare, una Fiorentina direi straripante. Una bellissima Fiorentina, siamo felicissimi e poi abbiamo sfatato anche un tabù, no? Erano 26 anni che non si vinceva la prima partita di campionato fuori casa, perciò abbiamo anche battuto la Cabala. Squadra bene, sono contentissimo. Parlare dei singoli non è neanche carino, però per noi la soddisfazione di Gagliotti stasera è stata incredibile. Ha fatto una grande gara, gli faccio veramente i complimenti. Poi avevamo dei calciatori che volevamo vedere, ossia Arthur. È stato come un cane tenuto in gabbia per un periodo di tempo e l'hai aperta è diventato quasi pazzo, cioè c'ha una grandissima voglia di giocare. Buona prestazione, bella prestazione da parte di tutti in una cornice di pubblico meravigliosa e con i nostri tifosi che sono stati incredibili perché in mezzo a 35.000 persone loro in 2.000 si sentivano in maniera incredibile. Una felicità sicuramente per il presidente Rocco Commisso che si è goduto sta vittoria proprio da vicino. Ah, siamo felicissimi per lui, siamo proprio contenti per il presidente. È arrivato che era stanchissimo perché per il viaggio e tutto quanto, ma non è voluto mancare. E siamo contenti per lui, per la sua famiglia, siamo contenti per i tifosi. E dai, chi parte col piede giusto, speriamo che sia di buon auspicio per tutti. Abbiamo anche dei calciatori da recuperare, avevamo Kwame squalificato, avevamo. Mina che ancora sta facendo la preparazione perché è appena arrivato e Beltram che è appena ossia come un pesce fuor d'acqua perché tra il passaporto e tutte queste cose in Deve più ancora inserirsi, chiaramente. bene dai bene tutti quanti proprio siamo strafelici. Resta difficile, come diceva lei, giustamente parlare anche dei singoli, perché poi è una Fiorentina che ha veramente giocato, no, con personalità, Ah, identità, bene, bene, bene temperamento. tutti quanti, bene, bene il collettivo, bene. Non era un approccio semplice, perché la prima Anche perché qui c'è un partita, grande entusiasmo, abbiamo visto. sì, c'è un entusiasmo incredibile, c'era un ambiente caldo, perciò iniziare così, con questa personalità, è una cosa ottima. Ecco, dura poco perché giovedì già abbiamo un altro Esatto. impegno, un impegno importantissimo per noi, ci teniamo da morire, e andiamo avanti. Grazie, direttore.